Parlavamo della politica nazionale, della riunione della giunta oggi del Senato sulla decadenza di Silvio Berlusconi, riunione che appunto si è conclusa da poco. Il relatore Augello ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, quindi un altro elemento per allungare i tempi. Allora, delle dinamiche, delle ripercussioni sul fronte politico vogliamo parlare con Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, che da sempre segue il PDL. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Di Caro, dicevamo, ormai il PDL si è posto, dopo le minacce forti dei giorni scorsi, in un atteggiamento di attesa per allungare i tempi, e forse un po' la relazione di Augello lo testimonia. Ci vuole dare un po' un resoconto di quella che è stata la giornata di oggi? La giornata di oggi è ancora in corso e è ancora aperta a molti esiti. Sono iniziati i lavori in giunta, come previsto il relatore Augello sta presentando la sua relazione, la sua lunghissima relazione che sta ancora leggendo con molta tranquillità e calma, nella quale ha presentato tre pregiudiziali e cioè il possibile ricorso alla Corte di Strasburgo, il ricorso alla Corte Costituzionale o comunque un approfondimento giuridico sulla retroattività, sul punto della retroattività della legge Severino. Mentre il PD e i 5 Stelle chiedono di votare queste pregiudiziali e di conseguenza anche la relazione, cioè se verranno accettate si va avanti e se verranno bocciate si dovrà dimettere il relatore, farne un altro e riprendere il percorso, il PDL sta cercando di prendere tempo il più possibile, quindi di rimandare il voto sulle pregiudiziali, di sganciarlo dal voto sulla relazione, e quindi è in corso una vera e propria guerriglia di carattere parlamentare che appunto è ancora in corso. Non sappiamo se stasera si riuscirà a votare qualcosa o se verrà rimandato ad una prossima seduta. Sì, ecco, più o meno quali potrebbero essere i tempi in realtà con i quali, in base ai quali poi, ecco, almeno questa prima fase così introduttiva al dibattito potrà essere sciolta? Appunto, dipende molto da quello che saranno le reazioni e anche i rapporti di forza all'interno della giunta, come si comporteranno i centristi, perché in teoria i voti diciamo contrari a Berlusconi sarebbero sufficienti per accelerare parecchio i tempi, cioè si potrebbe già votare stasera la relazione, le pregiudiziali, bocciarla e fissare una nuova seduta in tempi relativamente brevi, e in 2-3 settimane il percorso potrebbe essere definitivamente concluso. Sì. Chi decide quando accadrà il voto? Quando non c'è accordo sul calendario si va a maggioranza, quindi anche qui come si formeranno le maggioranze in giunta, come si comporteranno i centristi che potrebbero essere un po' l'ago della bilancia, certo. Allo Stato, con i numeri sulla carta, diciamo contrari all'idea di salvare Berlusconi, hanno i numeri per fare tutto, per votare stasera, per fare un calendario serrato. Non deve essere naturalmente come dicono del PDL il plotone in esecuzione che in 3 giorni deve fare tutto, ci sono tempi logici e tecnicamente accettabili, appunto 2-3 settimane, e lo si decide, sono appunto i rapporti di forza nella giunta. Quello che conta è il segnale, cioè stasera avremo un segnale, se il PDL vedrà che c'è nel braccio di ferro, il PD vuole imporsi e non gliela dà vinta, avrà un segnale che appunto l'idea di prendere tempo, arrivare a tenere aperta la questione per mesi o almeno fino a quando non arriverà la sentenza della Corte d'Appello sulle pene accessorie, quello sì che farebbe decadere automaticamente Berlusconi, quindi se il PDL mira ad arrivare a quello, cioè non ecco, a questo prendere tempi prima. Serve ad arrivare ad ottobre, lei si riferisce a quando appunto verrà ridefinita la durata della possibile interdizione? L'udienza è stata fissata il 19 di ottobre, mi pare. Lei dice che l'obiettivo per il PDL in questo momento è temporeggiare fino al 19 ottobre. È l'obiettivo minimo, il PDL, per il PDL c'è comunque il prendere tempo, comunque il depotenziare, comunque avere il segnale dal PD che non c'è la voglia di far fuori Berlusconi. Nel frattempo la speranza di Berlusconi è che possa succedere, che possa arrivare in qualche modo per lui un salvataggio, quello a cui lui aspirerebbe è una sorta di grazia tombale da parte di Napolitano, perché non esiste altro sistema di salvataggio, una sorta di grazia tombale che elimini non solo la pena, ma anche le pene accessorie, che quindi lui torni ad essere tranquillamente un uomo libero, e in più
senatore, no? Anche esatto. senatore in carica. Esatto. Un percorso difficilissimo, difficile, esatto. impossibile da immaginare in questo esatto. momento. Esatto, perché poi ecco, Napolitano ha detto che un'eventuale riflessione sulla grazia sarà molto rigorosa e bisogna considerare che appunto Berlusconi è implicato in questo momento in diversi altri processi, è stato condannato in primo grado nel processo Ruby, poi probabilmente arriverà il rinvio a giudizio sul problema della compravendita dei senatori, ecco insomma ci sono tante altre dimensioni che forse potrebbero costituire un ostacolo per la concessione della grazia. Ma per la concessione della grazia non è detto, perché potrebbe anche essere che se Berlusconi seguisse il percorso che inizialmente gli aveva indicato Napolitano, cioè quello di accettare la condanna, di fare il passo indietro, di dimettersi, di non creare uno scontro, la grazia sulla pena, cioè di non scontare la pena ai domiciliari, cosa poteva arrivare? Era un'ipotesi abbastanza nelle cose, insomma, nel momento in cui si sottoponeva a tutto, era un modo per dire io di fatto esco dalla politica, non faccio politica attiva, quindi se arrivava questo segnale sarebbe potuto arrivare con molta probabilità anche grazie ad un clima diverso. Il problema certo. è che questo segnale non è arrivato e quindi è tutto più difficile. Okay. Perché Berlusconi sceglie di prendere tempo, quindi facendo ricorsi alle corti internazionali e alla Corte Costituzionale piuttosto che praticare la via della grazia? Ecco. Perché Berlusconi è Berlusconi, perché Berlusconi non ragiona come ragionerebbe probabilmente chiunque di noi, che non saremmo stati 20 anni tra dalle stelle alle spalle, di fuochi incrociati, nessuno avrebbe sopportato probabilmente neanche fisicamente 20 anni così. Berlusconi è Berlusconi nel bene e nel male e non è un uomo che segue le normali vie politiche, logiche di un sentendosi poi dentro di sé, nella sua assoluta convinzione, innocente. Nella cioè lui è convinto di essere innocente. Cioè lei che li segue convinto. Berlusconi e PDL ormai da tempo, cioè può dire che Berlusconi è veramente convinto lui di essere innocente? Su questo non c'è dubbio. Io adesso, al di là del fatto che lui lo sia o no, perché per carità è vero che fronte ad un giudizio definitivo, però è anche vero che in teoria anche i giudizi definitivi potrebbero essere sbagliati, no? Cioè, il più definitivo è quello di Dio, essere... quindi come dire? Esatto, quindi chi lo sa, magari c'ha ragione ci lui. Ci rimettiamo ad una giustizia superiore. Dal fatto appunto che lui abbia ragione o torto, lui sicuramente è convinto di avere ragione, cioè io ho assistito molte volte a situazioni in cui noi eravamo testimoni oculari di un fatto accaduto e lui continuava a ripeterselo talmente tanto ad autoconvincersi che quel fatto non era accaduto, che dentro di lui quel fatto non era accaduto. Poi detto questo, ripeto, magari è innocente, cioè magari ha ragione lui, magari è un errore giudiziario, magari è una persecuzione, ma sicuramente l'uomo ha una forza sovrumana nel convincersi che la realtà è quella che lui vede, che lui racconta, cioè, che lui racconta, che lui vede, di cui lui è convinto che i fatti siano andati così, cioè non, o comunque però che non è detto magari che questa... la gravità che gli è stata data, che magari non ci sia niente di male, magari è una cosa normale, questo magari più sul professor Rubbi che non in questo caso, che si va di un reato finanziario, di frode fiscale, quindi diverso, sì. Ma per alcuni reati probabilmente per lui è inconcepibile che possano essere considerati reati e non lo si smuove da lì. Insomma, non no, è detto è però che questo atteggiamento poi sia per lui vincente, anzi in questo momento insomma non sembra ecco, che ci siano delle vere e proprie chance concrete di questo totale salvacondotto di cui lei parlava. Forse però quella compattezza all'interno della giunta fra i membri del Partito Democratico di cui parla Epifani in realtà poi non è detto che sia tale, ovvero potrebbe davvero accadere che qualche esponente del PD o qualche centrista poi voti in maniera dissonante rispetto alle aspettative. Sì, del PD mi sembra difficile, cioè che possa votare diversamente qualcuno del PD mi sembra altamente improbabile, così come nei 5 Stelle, e mentre effettivamente i centristi sono divisi in varie anime, in varie aree, quindi lì qualche tipo di discorso diverso ci potrebbe essere, come ci potrebbe essere in aula, qualora poi appunto si arrivasse al voto sulla decadenza e poi il voto sulla decadenza dovesse essere confermato dall'aula a scrutinio segreto, lì sì che ci potrebbero essere giochi più vari. Sì. E nel momento del voto non mi aspetto sorprese, cioè se si votasse in questo momento sulla decadenza la maggioranza voterebbe la decadenza, punto e fine. Su questi passaggi invece, su questi passaggi intermedi ci possono essere
ripeto, secondo me non da parte del PD, che si muoverà come un solo uomo, perché su queste cose non si scherza in casa PD, non da parte dei 5 Stelle sicuramente, ma da parte dei centristi ci potrebbero essere dei movimenti di un certo tipo, anche certo, se ci sono 6 voti di differenza, non certo, sono pochi. Non sono pochi. Ecco, un'ultimissima domanda, Paola Di Caro, stiamo assistendo ormai da mesi a questo scontro, tra virgolette, fra falchi e colombe. Quanto davvero il PDL vuole far saltare il governo e quanto ne trarrebbe davvero vantaggio? Perché poi ecco, i falchi poi non si acquietano mai, no? Come dire, in realtà hanno in questi giorni anche modificato il loro linguaggio, eccetera, eccetera, ma ogni 2 per 3, insomma, c'è qualcuno che dice ok, facciamo saltare, facciamo saltare, facciamo saltare. Ma fa parte di questa strategia per appunto spingere sulla non decadenza o davvero potrebbero far saltare il banco? Da parte di Falchi c'è certamente l'idea reale di voler far saltare il governo, cioè non c'è l'intenzione vera. Anche non è strumentale questo? No, non è strumentale alla salvezza di Berlusconi, secondo me è invece è anche in qualche modo la salvezza propria, perché sì. Andare in una situazione in cui Berlusconi, con Berlusconi tra virgolette ancora vivo, cioè al voto o comunque all'opposizione sulla linea appunto berlusconiana pura, dà un potere ai falchi. Se si va sulla linea governativa delle bombe e di un Berlusconi in uscita lenta e tranquilla e pacifica e insieme il governo va avanti, per i falchi è finita la politica, cioè non dopo certo, esatto. Il loro spazio, insomma è il loro interesse più che interesse di Berlusconi, insomma. Allora grazie sì. Loro pensano che lo sia anche di Berlusconi, quindi insomma ognuno fa il suo. Beh, in casa PDL il potere di autoconvincimento è forte, insomma, via. Forse è la loro forza, è la loro forza, insomma, finché riescono a raccontarsela, vabbè. Ok, grazie a Paola Di Caro, giornalista del Corriere. Prego. Della Sera, buon lavoro. Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.